Ciao a tutti, ben ritornato nella nostra cucina. Oggi facciamo un'altra ricettina meravigliosa. Oggi abbiamo deciso di fare le seppie ripiena. Andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, le seppie ripiena, qua abbiamo sei seppie. Una le ho lasciate senza pulire, come potete vedere, lei è sporca. Così, se volete sapere come si pulisce, lasciate scritto qua sotto in questo video, così vi farò un altro video facendo vedere come si pulisce le seppie. Queste sono le parti che togliamo tanto della coda come della testa, che ci servirà per il nostro ripieno. Poi qua va prezzemolo, aglio, l'uovo, formaggio, sale, pepe, pane grattugiato, salsa di pomodoro e olio. Andiamo alla preparazione. Allora, iniziamo alla prima cosa a frullare. Io faccio frullato perché secondo me è più comodo, però voi potete fare a pezzettini. Io cercherò di strillare perché da oggi in poi per un po' starò senza microfono perché il mio microfono si è rotto. Cercherò di strillare. Però se qualche volta non mi sentite benissimo, mi perdonate. E niente, come vi ho detto, adesso frulliamo tutto, poi vi faccio vedere dopo che sarà tutto frullato. E come potete vedere, qua li ho frullato bene bene. Io ho lasciato a pezzettino, però no, non è extra frullato. Li ho lasciato un po' a pezzi, così si sentirà in bocca ancora i pezzettini. Adesso praticamente metteremo tutti gli ingredienti insieme, recuperiamo tutto. Allora, come vi ho fatto vedere, noi useremo il pane grattugiato. Ma perché? Perché io non avevo il pane abbastanza. Di solito si usa il pane secco, pane raffermato. Siccome io avevo solo questo e credo che non era abbastanza, per questo vi ho fatto vedere quello. Di solito li mettiamo a molire nell'acqua o nell'alte, come volete voi. Vi ridico, non avevo abbastanza, avendo così pochino, ho messo in mezzo il pane grattugiato perché sono quasi certa che questo qua è così pochino, non mi bastava. E preferisco dare una ricetta che avete anche le opzioni. Non avere i pani, usati tranquillamente il pane grattugiato che va benissimo, è sempre pane. L'unica cosa che il pane grattugiato dovete usare un po' di meno perché è più asciutto. E niente, metteremo tutti gli altri ingredienti. Qua da parte lascerò un po' di aglio che servirà per il nostro sughetto. Adesso una bella manciata di pepe. Come sapete, il pepe mi piace veramente tanto dappertutto e sicuramente con pesce ancora meglio. Ok, mettiamo già una manciata di sale, così non rischiamo di dimenticare. Mettete un bel po' perché comunque non c'è altro sale a parte il sale del formaggio. Praticamente mettete tutti insieme, li dobbiamo mescolare. Mettete tutti gli ingredienti a gusto vostro, è ovvio. E adesso le mescoliamo tutto quanto, vedete come bene. Adesso noi aggiungiamo il nostro uovo. Qua ci sono due uova. Perché l'ho messo in un bicchiere? Perché li spacco prima di usare per essere certa che loro sono buoni. Adesso avrete la certezza di come può venire. Adesso possiamo aggiungere
mettete sempre un po' alla volta, è meglio aggiungere, togliere non si può, si può solo aggiungere. Ok, la consistenza è buona, adesso ci prepariamo per riempirla. Allora, ognuno li riempio come più vi piace. Io, come sapete, con le manina pulita, io uso le mani. Prendiamo una, poi vi faccio vedere come li faccio io. Io li facciamo un insieme. Potete usare anche la sacca poche, perché comunque è siano bella densa e ripieno. Io non c'ero lo sacca poche perché non c'ero l'abitudine di usarlo. Io li faccio con le mani. C'è un altro sistema più pratico di riempire, però il mio è questo. Quando sarà piena vi faccio vedere. E niente, lei piena così, io li faccio bella pienotta. Lasciamo sempre la parte principale senza riempire, così adesso vi faccio vedere come lo faccio io. Prendo questo seccadenti, fate finta che state facendo una cucitura, così uno dentro, uno fuori, uno dentro, uno fuori, uno solo stuzzichini, basta. E viene fuori così, avete visto? È facilissimo di chiudere. Comunque non lasciate troppo pieno, sennò lei si può anche scoppiare. Siccome qua nella fine c'è una piccola apertura, non scoppia, però se la riempite tantissimo le scoppia. Adesso faccio tutte quante e vi faccio vedere alla fine. E niente, adesso io mi sono aiutato un pochettino anche con la cucchiaia per fare prima. Adesso con la nostra ultima seppiolina ripiena, aspettate così, andiamo a cuocerli. Allora, la prima cosa a fare, io userò questa pentola, anche se è un po' bassa, ma userò questa perché è la pentola più larga che ho. Allora, sicuramente qualcuno di voi ha chiesto tutto il tempo, ma perché c'è l'olio se non li uso? Non è vero, adesso li usiamo. Mettiamo un bel po' di olio, non esagerate, però siccome sono 6 seppi mettete un po'. E adesso metteremo un po' di cipolla. Oddio, sempre se piace con la cipolla, come mi piace, a noi qua piace, e un po' d'aglio per non diventare subito insipido, anche se è quasi impossibile venire insipido per colpa delle serpe, che c'è il sapore di mare meraviglioso, secondo me è impossibile che vengano insipido. E ne lasciamo da una saltatina, tanto per diventare un po' morettina. Mi dicono che in qualche video mio mi hanno detto che parlo troppo. E a volte mi rendo conto anche io che parlo tanto, però mi piace spiegare bene bene le cose, così anche per chi non ha fatto, mai, che deve farlo per la prima volta, non ha difficoltà. E niente, adesso che abbiamo fatto rosolare bene bene, io ho dimenticato un'altra cosa che non ho messo nella descrizione dell'ingrediente, anche se non mi vedete da necessità, non l'ho messo nella descrizione perché per non avere problema con la... passano un poco con il problema di YouTube. Adesso metteremo le nostre belle serpie. Vedete perché ho preferito mettere qua, perché così loro hanno il loro spazio per cuocere in tranquillità. Allora, così stavo dicendo,
non ho messo nelle descrizioni perché ho preferito non metterlo, però io non so voi come farete, io metterò proprio un goccio di vino bianco per sfumare. Non ho messo nelle descrizioni perché non avrei problema con YouTube essendo vino, però comunque nella descrizione della ricetta vi metterò, come avete visto, lasceremo sfumare un po' e solo dopo aggiungiamo, appena il vino evapora, metteremo la salsa. Io li do una girata così, solo perché prenda bene i sapori del vino. Come avete visto, sta in fuoco alto, appena evaporato del vino le metteremo la salsa di pomodoro. Ci vediamo tra un attimo. E niente, adesso praticamente che è sfumato bene il nostro vino, mettiamo una bella manciata di pepe. Io ho messo la parte per grattare grossolano, così sentiremo ancora di più il sapore. Oh raga, ma che un profumo qua, ma così buono che non potete sentire più. E adesso noi passiamo il fuoco e mettiamo il nostro passato di pomodoro. Allora noi li copriremo e lasceremo cuocere almeno per una ventina di minuti, perché comunque la sepia non è pura, ci vorrà poco tempo di cottura e ci vediamo alla fine. Comunque 20 minuti e ci saremo. A dopo. Vediamo adesso il risultato finale, anche se voglio mettere, vedete quanto è bella la ciccosa, voglio mettere un po' di prezzemolo, però non so se si vede bene, io credo proprio di sì. Io sto facendo qua anche un po' di riso, si vede, vero? Adesso metterò un po' di prezzemolo così e adesso andiamo a impiattare, vediamo com'è venuto. Allora il sughetto, come potete vedere, è bello denso, noi li mangeremo col riso, però questo è un piatto meraviglioso per mangiare con la pasta. Vi volevo dire anche un'altra cosa. Allora, un paio delle mie si è scoppiato, perché non ho messo anche nella parte sederino, non ho messo l'altro stuzzicadente. Si va messo tanto nell'inizio come alla finale, anche se alla fine non è bucarellata, però con il ripieno si gonfia, ti posso cedere che si è spacchi. Non fa niente, non è che si scioglie nel sughetto, rimane comunque bello compatto. Adesso viene la parte bella, so che pago tanto come mi dicono, però mi piace spiegarvi bene le cose, perché dopo perché voi non avete difficoltà a fare come ho fatto io. Allora tagliamo la piccina, tagliamo questa qua così vi faccio vedere l'interno, il ripieno come è venuto. Va bene, facciamo vedere così senza la salsa. Questa è la parte del ricordettino. Adesso noi mettiamo anche un po' di salsa e così la sofferenza è più piacevole. È molto buona, è veramente buonissima. Ale gli piacerà tantissimo, perché non c'è quel sapore di pesce intenso che non piace a noi. Allora è un pesce, come ho fatto l'altra ricetta, che c'è poco sapore di pesce,
avendo messo il pan grattato, il formaggio, il prezzemolo, tutto quello che c'è un sapore un pochettino forte, l'aglio, e così ammassa un po' di sapore del pesce. Se voi volete che il sapore sia più intenso, mettete la stessa cosa però in meno quantità, in piccole quantità, così il sapore del pesce sarà molto più intenso. È molto 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 buono, mi auguro che lo fate. Commentate che cosa, come vi è venuto a voi, se è scoppiato o non è scoppiato. Comunque, come ho detto in questo video, se volete sapere come si pulisce le seppie, fatemi sapere che faccio un altro video pulendo le altre seppie che comprerò futuramente. Che dire, della nostra cucina è tutto, mi auguro che vi piaccia tantissimo, che ci dite, che lasciate tanto 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 mi piace, iscrivetevi al canale, condividete. E che dire, della nostra cucina è tutto, grazie a tutti, un bacione, alla prossima, bye bye.